Il questore di Agrigento Emanuele Ricifari è stato promosso dirigente generale di pubblica sicurezza. Ricifari ha lavoro dal marzo scorso ad Agrigento, a breve si trasferirà a Roma. Il questore, a margine di un incontro con la stampa, ha commentato: "È una gratificazione per la quale ringrazio soprattutto i miei collaboratori, perché senza un lavoro di squadra non si conseguono obiettivi di rilievo". A marzo ha accolto l'invito dell'allora capo della polizia Giannini e del ministro Piantedosi a riorganizzare l'apparato per affrontare l'atteso incremento del flusso di migranti a Lampedusa. Non si tratta di un riconoscimento personale, ma per tutta la questura di Agrigento. Colgo l'occasione per salutare tutti i cittadini agrigentini, per ringraziare dell'accoglienza e della collaborazione tutti coloro che hanno lavorato con noi istituzionalmente o da singoli e privati cittadini. È appena stato nominato il nuovo questore, che è un mio carissimo amico di trentennale conoscenza ed esperienza. Quindi so di lasciare i miei uomini e questa provincia in mani ottime che sapranno fare ancora meglio. Per ora sarò a Roma, al Dipartimento della PS, a disposizione nello staff del capo della polizia, intanto per fare un progetto sulla sicurezza urbana, sulla prevenzione della sicurezza urbana e poi sempre a disposizione per eventuali altri incarichi sul territorio o dove vorrà la mia amministrazione. È un'esperienza che è durata 8 mesi e qualche giorno, e però è contemporaneamente stata un'esperienza talmente intensa che a me sembrano, se ripenso alle tante cose che abbiamo affrontato, sembrano anni. Se penso invece al tempo come è trascorso rapidamente, mi sembra di essere arrivato da un mese. Agli studenti presenti rivolgo l'invito a essere sempre più attivi ed essere sempre più propensi ad imparare. Agli adulti dico che hanno molto da imparare dai giovani. E contemporaneamente ho incontrato tanta gente che ha immense doti e buona volontà e bisogna far conto di quella e cercare di estendere e coinvolgere il resto della popolazione che a volte è un po' disattenta.